Bene, buongiorno a tutti, sono Daniela Leguaglia, segretario della piccola industria, quindi come Unione Industriale insieme a Skillab ci stiamo attivando come tutto il resto del sistema Confindustria per essere di supporto in questo momento di gestione della crisi, di questa crisi sanitaria a tutte le nostre aziende associate. Oggi andremo ad affrontare una tematica molto importante che per alcuni aspetti, per alcune aziende, è un po' nuova, nel senso che il lavoro a distanza, lo smart working, molto citato in questo periodo, che ci permette di dare una continuità a tutta una serie di attività, non è ancora così diffuso. Ci sono delle problematiche anche proprio di tipo manageriale, organizzativo, che in questo momento, come dire, sono un po' di difficile gestione. Abbiamo chiesto quindi un supporto alla dottoressa Carletto, Emanuela Carletto, esperta di queste tematiche, per supportare appunto i team che in questo momento vivono una condizione un po' atipica per alcuni, e quindi poter essere maggiormente efficaci attraverso degli strumenti che appunto e delle indicazioni che la dottoressa ci darà oggi. Prima di passare la parola a lei, voglio solo ricordare due piccole note tecniche. Chiedo a chiunque si colleghi di mettere in muto il microfono e di togliere il video, in modo tale che così sia più facile identificare la relatrice di oggi. E contestualmente l'altra indicazione tecnica, che è tecnica ma fino a un certo punto, perché se oggi siamo qua è grazie anche al cofinanziamento della Camera di Commercio di Torino, che insieme all'Unione appunto finanzia questo ciclo di webinar e che quindi vi permette di poter approvvigionare di queste competenze e di questo sapere. Lascio quindi la parola alla dottoressa Carletto, che ha pensato anche per il webinar di oggi un momento di interazione con voi e che quindi permetterà anche di poter dare delle risposte puntuali. Come sempre, le risposte verranno gestite via chat nella parte conclusiva, per cui se avete delle domande vi prego di indicarle sempre in chat nella parte conclusiva, e per quanto riguarda poi l'interazione che chiederà la dottoressa, anche nuovamente utilizzate il canale della chat, che verrà appunto gestito dalle colleghe di Skillab, che ringrazio per il lavoro che portano avanti con noi tutti i giorni e che quindi ci permettono anche con gli strumenti tecnologici di poter fornire questo ulteriore supporto. Grazie, dottoressa, buongiorno, a lei la parola. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar. Come prima cosa voglio ringraziare tutto lo staff che sta lavorando al programma di questi webinar, Unione Industriale, Confindustria e Skillab, che come sempre si pongono in prima linea per cercare di rispondere, in questo caso a un'esigenza che nasce dall'emergenza che ben conosciamo. E che sta mettendo tutti noi, tutte le aziende, i professionisti, ci sta mettendo tutti a confronto con quelli che sono i nostri punti di forza e, ahimè, anche con i nostri punti di debolezza. Prima di iniziare questo webinar stavamo appunto scambiando un paio di pensieri insieme a Daniela e insieme alle persone che fanno parte di questo incredibile staff che ci supporta, e stavamo proprio dicendo: guarda come in queste situazioni il nostro paese riesce a tirar fuori e a mettere in evidenza i suoi meglio, tutto ciò che è meglio, quindi la capacità di dire continuiamo a fare delle cose perché noi ci siamo, siamo qui, siamo da remoto, ebbene sì, e allora facciamo funzionare tutto quello che abbiamo. E qualche piccolo problemino che si potrà registrare magari ogni tanto anche mentre stiamo parlando, che magari è più afferente all'area tecnica, siccome in questo momento così tanti italiani, così tante persone stanno approfittando del web per poter continuare a lavorare, per poter continuare a usare le proprie energie. Per cui, nel rispetto di tutto questo, noi oggi passeremo insieme questa circa un'ora per parlare appunto di come lavorare da remoto. Sì, perché in questo momento quello che sta succedendo nel voler continuare a lavorare è che ci troviamo molto spesso, anche in contesti non strutturati per questo, a doverci organizzare rapidamente per poter gestire comunque le persone che lavorano anche da remoto.
E questo pone degli interrogativi, pone dei dubbi, pone anche delle questioni sul tavolo, soprattutto in quei casi dove non esiste ancora un modello organizzativo dedicato a questi strumenti, a queste metodologie che noi intendiamo raccontare insieme, intendiamo esplorare un pochino di più insieme. Termineremo infatti questo nostro webinar dopo aver fatto un percorso tra quelle che sono le principali difficoltà che afferiscono all'ambito del lavoro a distanza. Sempre parlando di gestione di team, di gestione di team che lavorano, parleremo anche delle competenze di cui abbiamo bisogno, che è necessario pungolare, stimolare. E nello stesso tempo poi termineremo parlando di un decalogo, insomma un vademecum da portare con noi con delle indicazioni molto pratiche, molto precise che possiamo mettere immediatamente al lavoro al nostro servizio, per il nostro lavoro. Ecco, mentre stavo preparando questo webinar, io ascolto molto spesso la musica mentre lavoro a questi concetti, perché mi aiuta a concentrarmi e anche a far volare un po' le idee che mi vengono in mente. Mentre stavo lavorando a questo webinar, appunto, stavo ascoltando delle vecchie canzoni e mi è venuto in mente un episodio che si ricollega molto bene a quello di cui noi oggi parleremo. È un episodio, ahimè, di un po' di anni fa, stiamo parlando di più o meno il 93-94, insomma, quella era l'epoca. Mi trovavo in Inghilterra, finiti gli studi, stavo facendo del lavoro in Inghilterra, nel frattempo studiavo la lingua, quindi non fate conteggi, grazie, non è il caso. E, siccome studiavo comunicazione proprio all'epoca, avevo notato in televisione una bellissima campagna pubblicitaria di BT Services, se voi sapete British Telecom Services, un po' quella che potrebbe essere la nostra Telecom all'epoca, che aveva fatto una comunicazione bellissima in cui raccontava proprio dell'importanza della comunicazione in un mondo dell'imparare a parlare, di parlare inteso come comunicare con gli altri, spiegarsi, parlarsi, capirsi, in un mondo che sempre di più sarebbe stato in qualche modo completato, o se vogliamo un po' fagocitato, dalle comunicazioni sempre più rapide, più veloci, quello che vediamo un po' succedere oggi, no? Comunicazione, abbiamo mille strumenti di comunicazione, anche a distanza, non sempre il senso della comunicazione però passa come dovrebbe. In quel momento, poco tempo dopo, io sono rocchettara di origini proprio di cuore, quindi perdonate questo piccolo excursus. In quel periodo, nel 94, il grande David Gilmour dei Pink Floyd, che aveva appena preso a condurre nuovamente questo gruppo dei Pink Floyd, fece una cosa straordinaria. British Telecom utilizzò la voce di Stephen Hawking, che sicuramente ricorderete, grande astrofisico. Ricordiamo molto bene il sintetizzatore che lui utilizzava per poter comunicare. Personaggio straordinario, una mente meravigliosa, una mente illuminata, idee fantastiche, racchiuse in meno un corpo che aveva molti problemi. Problemi che lo costringevano a essere legato appunto a un sintetizzatore, a non potersi muovere da una sedia a rotelle. Cosa successe? Fu proprio David Gilmour a cogliere l'occasione e inserire una bellissima frase all'interno di una delle sue canzoni, nell'album che uscì proprio in quel periodo, che si chiamava The Division Bell, e decise di dedicare un po' proprio ai problemi di comunicazione. Quindi da un lato la canzone parlava di questo, come comunicare, quanto è difficile comunicare, quanto a volte uno cerca di dire delle cose e non ci riesce, quanto la comunicazione passa attraverso meccanismi che a volte sono un po' particolari e nello stesso tempo quanto è importante imparare a farlo bene. Utilizzò anche la voce di Stephen Hawking. Ed è proprio da qui che voglio partire con voi a parlare degli strumenti, delle metodologie per interagire efficacemente con il team di lavoro. Perché? Perché la comunicazione, come sempre, è uno dei meccanismi che regolano le relazioni umane. E fu proprio lui, Stephen Hawking, che disse: in qualsiasi situazione noi ci troviamo, l'importante è che continuiamo a parlare. All we need to do is to make sure that we keep talking. Questa fu la sua frase. E allora partiamo da qui. Perché noi continueremo a parlare e parleremo anche in un periodo dove il contatto tra le persone è, ahimè, ridotto al minimo possibile.
Esattamente quando ci parliamo in questo webinar, dove focalizziamo la nostra attenzione? Noi qui parliamo di aziende, ma anche di persone che sono responsabili di team, che di norma non utilizzano il lavoro a distanza, quindi di norma lavorano con le persone in presenza. Parliamo per rispondere all'esigenza che sorge in questo periodo di emergenza, quando nelle aziende ci siamo attivati velocemente, senza la possibilità di ragionare più di tanto, ad utilizzare il lavoro a distanza con persone che rimangono a casa. Quindi parliamo anche di ambienti, di momenti, di contesti dove non ci sono ancora, magari, dei processi strutturati per il lavoro a distanza e dove non esiste un modello organizzativo strutturato, pensato per tutte le aree dell'azienda che in questo momento stanno utilizzando il lavoro a distanza. Inoltre parliamo di aziende, di persone responsabili che in questo momento non sono supportate da un sistema tecnologico implementato, pensato per le loro specifiche necessità. Vi prego di tenere a mente questo inquadramento, questo contesto, perché è fondamentale che noi ci ricordiamo dove ci stiamo collocando. Allora, quando noi parliamo della situazione attuale riferita alla possibilità di lavorare da casa, dobbiamo mettere immediatamente in chiaro che ci sono tre grandi ambiti. Li vedete qui. Uno è l'ambito che afferisce ai comportamenti, quindi comportamenti che al giorno d'oggi, come ci diceva Stephen Hawking, keep talking, sì, ma noi oggi abbiamo un sacco di strumenti che ci permettono di comunicare, il telefono, WhatsApp, Facebook, insomma, voi, you name it, ce ne sono tantissimi. E questo può comportare a volte però delle difficoltà ulteriori. Come sempre ci sono le due facce della medaglia, perché a volte un po' magari per superficialità, un po' per impreparazione, alcuni comportamenti legati ad un fattore tecnologico di comunicazione potrebbero condurre a dei fraintendimenti che poi vanno corretti. Poi nell'area del comportamento parliamo anche di comportamenti che sono i comportamenti di chi lavora nei team e di chi li deve gestire dall'altra parte. Entreremo un po' più a fondo in questo. Parliamo anche di tecnologia. Certo, le abbiamo nominate prima, le tecnologie per il lavoro a distanza, tecnologie che servono per comunicare, sono molte, vanno utilizzate bene. Quando non siamo strutturati di base con delle tecnologie specifiche, come in questo momento può accadere a molti di noi, ecco che dobbiamo capire bene quali tecnologie ci possono supportare. Uno strumento che stiamo utilizzando oggi, di facile impianto, di facile utilizzo, veloce da apprendere, può essere un valido esempio come supporto in un momento in cui non siamo del tutto strutturati. Una terza area riguarda l'ambiente. E qui vi voglio citare un piccolo esempio. Ambiente inteso come l'ambiente in cui le persone lavorano. Mi è capitato una storia recente, un paio d'anni fa, mica tanto distante. Stavamo lavorando con un team a distanza, questo team si trovava in Russia in quel momento, e stavamo per affrontare una riunione in cui sapevamo che i nostri colleghi si sarebbero ovviamente connessi da remoto. Uno di questi nostri colleghi dovette spostarsi, quindi si connesse sì da cellulare, vedete, grande l'utilizzo della tecnologia, si connesse da cellulare, ma ahimè stava scendendo in metropolitana, la metropolitana di Mosca, meravigliosamente organizzata, con tanto di wifi praticamente disponibile ovunque e perfetto. C'era solo un problema, il rumore ambientale. Il rumore ambientale è impossibile gestirlo. Allora, che cosa successe? Che durante la conversazione, ognuno di noi che stava cercando di parlare con lui, sentendo questo grande rumore di fondo, cercava di esprimersi in maniera sempre più spezzettata, cercava di concentrarsi su quello che stava dicendo, non ci riusciva, cercava di rinforzare le proprie parole, di alzare il volume, finché a un certo punto il povero collega dall'altra parte disse: scusate, ma siete tutti arrabbiati con me? Ovviamente nessuno di noi era arrabbiato con lui, stavamo lottando con una difficoltà, con un rumore di fondo che stava creando una difficoltà. A che cosa ci serve questo esempio? A ragionare sul fatto che quando lavoriamo, per esempio, da casa, non necessariamente ognuno di noi ha uno spazio dedicato per poter fare questo. Siamo in spazi condivisi, siamo in spazi che cerchiamo di strutturare il più possibile, ma non necessariamente questo può avvenire al 100%. Teniamolo a mente perché, ahimè, la comunicazione
vive e può subire qualche scherzetto di poco piacevole anche da questi ambiti. Allora, adesso ci addentriamo nelle difficoltà. Io vi ho citato alcune cose che possono trasformarsi in difficoltà o possono trasformarsi in strumenti di altissimo potenziale per la nostra gestione dei gruppi di lavoro a distanza. Quello che vi voglio chiedere, che era il momento di interazione che avevamo preannunciato, è proprio questo. Ci raccontate quali sono le principali difficoltà che voi trovate nel momento in cui siete a gestire i vostri team a distanza. Mentre voi ragionate un attimo, mentre portate le vostre principali difficoltà, le scrivete in questo momento, magari le avete già anche scritte, di questo vi ringrazio, proviamo a ragionare su questo, su che cosa significa, quali sono le vere difficoltà e ragioniamo anche sul fatto che ci sono delle difficoltà che non sono soltanto afferenti al momento nel quale noi ci troviamo, ma gestire gruppi a distanza è una tecnica, è una modalità manageriale che si usa normalmente nelle aziende che sono strutturate in questo modo per mille e uno motivi, hanno uffici in tutto il mondo, hanno persone che lavorano da tutto il mondo e di conseguenza hanno necessità di strutturarsi in tal senso. Chiedo a Daniela se stanno già arrivando alcuni messaggi, se abbiamo già qualche difficoltà che proviene dai nostri amici collegati. Per il momento io non ne ho visibilità ancora, però appunto ricordo di utilizzare tutti la chat, come ha detto giustamente lei, Emanuela, quindi la chat è la modalità per comunicare, quindi scriveteci tutto e le gestiamo. Per il momento non ho ancora nulla da darti. Benissimo. Noi andiamo a scoprirne alcuni partendo proprio da quello che stavamo dicendo. Di solito le difficoltà nella gestione dei team, anche quando sono in presenza, sono queste. Obiettivi poco chiari o definiti in modo incompleto. Mancanza di focus sulle dinamiche del team, cioè come interagiscono i partecipanti del team. La mancanza di comunicazione tra i membri, cioè non ci parliamo. Insufficiente o disuguale impegno ai risultati di team, cioè le persone si impegnano in maniera diversa. La mancanza di alcune competenze. Conflitti interni irrisolti, che tendono a diventare molto importanti, soprattutto quando ci sono i momenti di maggior pressione, e la mancata comprensione oppure l'ostilità o indifferenza da parte di altri gruppi. Ci dobbiamo sempre contestualizzare nel fatto che le organizzazioni sono complesse, quindi ogni team di lavoro ha a che fare con altri team di lavoro. Queste sono di norma le principali difficoltà, e ricordo anche in presenza. Allora, spesso quando trattiamo questo tema, i manager mi chiedono: ma io come faccio ad essere un buon manager a distanza? Io non vedo le persone dall'altra parte, le incontro raramente. Mi trovo a dover qualche volta anche insistere, magari arrivare quasi a controllare quello che fanno le persone che lavorano, perché non riesco ad essere aggiornato come io vorrei sul lavoro delle persone e quindi ho il timore di diventare addirittura invasivo in quello che faccio. Allora, tutti questi sono punti interrogativi che possono essere nella testa di ognuno di noi. E allora ci sono alcune condizioni che dobbiamo tenere presente sempre, sia nei team in presenza che nei team da remoto. Sono condizioni che possono rendere inefficace le nostre pratiche manageriali. Piccole parole chiave sono qui in queste frasi. Degli stili manageriali troppo autoritari o eccessivamente deleganti, se qualcuno ricorda leadership istituzionale di Blanchard, sa esattamente a cosa mi riferisco. No. Sempre, lo stile di leadership può essere identico a se stesso, le situazioni cambiano, lo stile che noi utilizziamo per gestire la nostra leadership. La mancanza di un team building iniziale è quanto mai presente in questo momento quando non abbiamo proprio avuto il tempo neanche di pensare chissà fare poi un team building iniziale. Confusione nella definizione di ruoli e di responsabilità, cosa cambia quando non sono seduto a distanza? Gli obiettivi, dicevamo, non propriamente definiti e magari la scarsità di risorse. Su alcune cose però, elencate qui, noi possiamo fare ancora molto, anche se siamo a distanza. Su altre magari un po' meno, cioè bisogna avere a che fare con quello che in questo momento abbiamo a disposizione. Ma sulla definizione di obiettivi possiamo lavorare, sulla definizione di ruolo e responsabilità possiamo lavorare, sullo stile di leadership possiamo senza dubbio lavorare. E vi dirò, anche sul team building, perché il team building si può fare anche da remoto.
E forse questo lo dico con grande soddisfazione in quanto mi occupo spesso anche di team building, appunto. Qualcuno di voi lo sa. Quali sono poi le attese dei team? Anche questo va tenuto presente. Cosa si aspettano quelli che sono dall'altra parte? Anche qui, tenete presente che succede questo. I team hanno delle vere e proprie attese e si aspettano sicuramente di non sentirsi controllati, di sentire che non devono essere sempre onnipresenti, che possono gestirsi al di là di un possibile sovraccarico di informazioni. Questo accade spesso con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Pensate, giusto per darvi due numeri, in una giornata su un tema, in un team di 6 persone da remoto, con gli strumenti di comunicazione a disposizione, hanno studiato e conteggiato che si arriva a circa 78 interazioni per un singolo argomento. 78 interazioni è qualcosa di disumano. Ecco, il sovraccarico deriva da questo, troppe interazioni. Lo scrivo via mail, via chat, lo dico mentre siamo in collegamento su Skype, per fare un esempio, è un po' troppo. Cioè, la comunicazione va comunque gestita anche in questo senso. Altra cosa importante che il team preferisce non avere troppe indicazioni operative. Il focus sui singoli contributori, il team preferisce qualcos'altro e le richieste di continui report, di continui aggiornamenti. Allora, anche queste sono tutte cose che creano una grossa difficoltà a chi lavora dall'altra parte. Noi, come sempre, visto che si parla di interazione, dobbiamo sempre guardare anche a cosa ci si aspetta dall'altra parte e che cosa invece ci si aspetta con il sì davanti, di sentirsi coordinati, non controllati, di essere reciprocamente accessibili. Che lo scambio di informazioni sia equilibrato, cioè ci sia lo scambio di informazioni necessario per portare a termine i task e per relazionarsi, non più di questo. Ricevere feedback, non indicazioni operative. Avere comprensione e rispetto reciproco, perché le dinamiche quando lavoriamo a distanza sono diverse. Nei team consolidati, quelli che magari lavorano con l'estero, diverse culture, diversi orari, fusi orari, diversità anche nei giorni di lavoro. Quando noi lavoriamo con Dubai, per esempio, questo accade. Ci vuole comprensione e rispetto di ogni singola esigenza. Il focus è sul team, anziché sul singolo contributore, perché insieme facciamo la differenza, perché insieme facciamo il lavoro. E poi, grande, importantissimo, fiducia e onestà da parte di tutti, membri del team e dei responsabili. Allora, queste sono le aspettative del team che lavora in generale e soprattutto di quelli che lavorano da remoto. Allora, la considerazione ulteriore che noi facciamo è questo: un manager raggiunge i suoi risultati quando facilita il lavoro del team. Questo vale per tutti i manager. E allora, nella nostra mente comincia a diventare chiaro lo scenario. Quello che noi dobbiamo fare è facilitare il lavoro del team. Come lo facciamo? Partiamo facendo un ragionamento che parte da delle domande. Facciamoci le domande giuste. Le domande giuste, tra le domande giuste, ci sono queste che i coniugi Fisher sono appunto coniugi fondatori di The Fisher Group, che è una società di consulenza che ha lavorato con moltissime delle aziende di Fortune 100. E loro hanno fatto uno studio proprio in merito al distance manager e hanno detto quali sono le domande da porsi per fare in modo di lavorare bene e anche per sviluppare le giuste competenze che servono a chi deve lavorare da distanza. Le domande che ho pescato da loro sono queste: come posso ottenere risultati eccellenti con le persone che me incontro di rado? Stiamo sempre parlando di situazioni comunque dove questo accade, non come adesso che noi proprio non lo possiamo neanche fare per ora, ma solo per ora. Come posso aiutare il mio team a lavorare comunque sentendosi coeso anche quando non si vede di persona? Come posso comunicare con efficacia con le persone che possono avere orari e tempi di lavoro diversificati? E come posso essere in grado di stimolarli costruttivamente, senza risultare però controllate, perché questo sarebbe, ahimè, controproducente. Se ci poniamo le domande giuste, capiamo anche quali sono le competenze che noi dobbiamo andare a sviluppare. Anche qui posso provare a sentire i rumors, magari qualcuno di voi starà pensando: sì, va bene, ma come faccio a sviluppare competenze adesso che siamo in emergenza? Non ce la faccio, non c'ho tempo, devo ancora capire cosa devo fare. Avete assolutamente ragione.
teniamo presente che queste competenze sono comunque utili da adesso in avanti, potranno essere utili in tutte le situazioni. E poi, tutto sommato, magari con qualche trucco che dopo andremo a vedere insieme, ci possiamo arrivare e cominciare ad allenare queste competenze che da qualche parte possiamo trovare dentro di noi. E allora, sempre i nostri coniugi Fisher, loro hanno dato evidenza a questo. Esistono 7 competenze, abilità relazionali e di leadership che ci aiutano e sono queste. La prima è comprendere le logiche del proprio business. Non dico nulla, questa può sembrare ovvia. In realtà non lo è così tanto perché significa comprendere bene che cosa sta fronteggiando il team a livello di logiche di business. La seconda, diffondere energia. Il team, per essere coeso, ha bisogno di sentire energia. Attraverso l'energia è più facile sentirsi coesi. E questo è un compito di chi gestisce il team. Accelerare e favorire i processi verso i risultati. Per cui anche osservare i processi, come avvengono. Fornire gli strumenti adatti per facilitare le relazioni. E poi essere in grado di superare tutte quelle barriere culturali, ideologiche. Attenzione che in questo momento dobbiamo anche considerare barriere che sono magari anche più semplici di quelle altamente ideologiche. Possiamo anche semplicemente dover superare delle barriere che quando si lavora, stando magari in famiglia, ci sono delle dinamiche e delle modalità che devono essere prese in considerazione. Perché ci sono, per esempio, parlavo con una mia collega ieri che mi diceva: guarda, oggi ho il problema di connettermi col computer perché mio figlio in questo momento deve seguire le lezioni online della scuola digitale e purtroppo, non essendoci mio marito in questo preciso istante, ho solo un computer e quello deve essere. A chi do la precedenza? Non facile, non facile. Quindi bisogna superare tutte queste barriere. Essere anche in grado di formare tutti all'interno del team. Quindi formare il team e contemporaneamente formare ogni singola persona al lavoro che dobbiamo fare insieme. Pensate ad esempio all'utilizzo degli strumenti di condivisione. È importante che immediatamente si capisca come devono essere utilizzati. E poi, naturalmente, importantissimo essere di esempio, sempre professionali anche nelle forme di comunicazione, di condivisione, essere sempre noi l'esempio portante. Sulla base di tutto questo ho formulato per voi 10 comportamenti, il famoso vademecum, sempre utile, al limite ve lo potete anche portare in tasca, guardate che non è male, può sempre essere utile perché ogni tanto queste cose si dimenticano e la prima a dimenticarle, siccome sono proprio io, perché a volte nella gestione del quotidiano succede di dimenticare alcuni di questi passaggi. Vediamoli insieme e vediamo di che cosa si tratta. Il decalogo di emergenza. Prima cosa, utilizziamo sempre una strategia di comunicazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che la comunicazione con il team a distanza va mantenuta attiva e regolare, cioè dobbiamo sentirci tutti i giorni. In tutte le interazioni, la nostra comunicazione deve essere dettagliata, deve essere specifica, deve essere anche continua, deve essere un qualcosa che riproduce il dialogo che normalmente avremmo quando siamo invece di persona. Quali sono le parole chiave? Ascolto attivo, ricapitolazione, feedback. Queste le parole che ci possono aiutare. Tenetele presenti, scrivetele grandi sullo specchio del bagno, perché queste sono le tre parole che ci aiutano in ogni situazione. E poi usiamo l'ABC della comunicazione. Dai che ve lo state chiedendo, cos'è l'ABC? Qualcuno lo sa? Non ho il tempo di sentirvi tutti, ma ve lo dico io. Accuratezza, brevità e chiarezza, ABC della comunicazione. Strutturiamo il nostro messaggio attraverso l'ABC e siamo un passo avanti rispetto a tutte le qualità che dobbiamo dare alla nostra comunicazione. E ricordiamoci di sviluppare la fiducia. Mettendo insieme tutto ciò che abbiamo detto in questo momento, in questo primo strumento, in questo primo capitolo del nostro vademecum, una delle prime cose che andiamo a costruire è la fiducia. Ricordate, ascolto attivo e feedback sono due capisaldi. Secondo, pianifichiamo i nostri meeting virtuali, organizziamo e pianifichiamo meeting virtuali con cadenza certa, facendo in modo che vengano rispettati e che tutti possano partecipare. Non va bene che ci sia un meeting dove qualcuno non è riuscito ad arrivare, può capitare, questo certo, ma cerchiamo di fare il possibile perché non avvenga, magari anche solo per pochi minuti se una persona può, ma che si colleghi. 5 minuti, ok, daremo l'inizio della parola a chi poi deve staccarsi, ma almeno ci siamo tutti. È importante, fa il team. La cadenza giornaliera, sì, perché cadenza giornaliera? Perché noi di solito ci sentiamo e ci vediamo tutti i giorni. La cadenza giornaliera
fa sì che noi diamo quella continuità di cui si parlava prima. Altra cosa, utilizziamo un calendario condiviso. Vi ricordate gli strumenti di prima? Scegliamo bene lo strumento e impariamo a utilizzarlo. Siamo pieni di calendari condivisi, utilizziamone uno, scegliamone uno, che sia quello e che tutti sappiano esattamente come utilizzarlo per condividere la posizione e il momento di tutti. Terzo, badate agli aspetti sociali. Sì, ricostruiamo il senso della pausa caffè. Per quanto possa essere strano o magari suonare un po' difficile, invece è importantissimo. Nell'interazione quotidiana presentiamoci anche con la tazzina del caffè. Facciamolo insieme, prendiamoci un caffè insieme. È come andare alla macchinetta del caffè. Lasciamo spazio anche alla convivialità del caso. Quindi se siamo alla macchinetta del caffè, la nostra convivialità parlerà di noi, parlerà di piccole cose del nostro quotidiano. Condividere anche in un momento come questo qualche dubbio, qualche strana sensazione, è meglio che sia condivisa piuttosto che tenuta per sé e chissà poi dove va a scavare. È un momento molto delicato. E poi, da responsabili del team, riportiamo il team al lavoro in modo cooperativo, cioè terminiamo la parte di socializzazione, assegniamole un tempo nella nostra mente e poi riportiamo il team al lavoro in modo cooperativo. Quarto punto del nostro decalogo. Gli obiettivi, e questo lo sappiamo, ce lo raccontano ormai da sempre, gli obiettivi vanno chiariti, vanno esplicitati, se possibile vanno anche raccontati in termini smart. Qualcuno si ricorderà cosa vuol dire smart. Rapidamente vogliono dire semplici, misurabili, appetibili, raggiungibili e con una scadenza. Sì, usiamolo, perché in questo modo evitiamo che ci siano dei fraintendimenti, e i fraintendimenti quando siamo a distanza sono molto più di quelli che possiamo pensare. Poi condividiamo, fissiamo le date, le scadenze delle nostre priorità con un minimo di elasticità. Attenzione, perché qui il ritmo di lavoro cambia quando siamo in situazione a distanza, per cui concediamo la possibilità che ci siano degli slittamenti. Facciamolo in maniera ragionata. Chiediamo poi feedback sugli obiettivi e sulle deadline per fare sì di essere certi che tutti siano allineati e che se dovesse mai sorgere un problema siamo i primi a saperlo. Esplicitiamo un processo. Eh sì, dopo aver chiarito il cosa, scusate, dobbiamo passare al come. E quindi esplicitiamo quali sono le regole, gli strumenti, i processi che utilizzeremo per lavorare. Rivediamo questo processo con il team, e proprio perché siamo in una situazione dove non è consolidato ancora il nostro lavoro, allora parliamo con il nostro team e annunciamo che potrebbe esserci la possibilità che dobbiamo cambiare qualcosa nel nostro processo. Rendeteli responsabili, fate sì che siano osservatori. Anzi, addirittura il consiglio è che di volta in volta ci sia una persona che faccia da osservatore del processo. Questo aiuterà a definire migliori processi in un tempo davvero sorprendentemente breve. Con un osservatore, e tutti potranno diventare osservatori, basta selezionare le persone e farle tornare su questa operazione. Tra l'altro, coinvolgiamo persone, le responsabilizziamo un po' di più proprio sulla gestione del processo stesso. Al punto 6 troviamo i ruoli. Anche questo è importantissimo. Definiamo, precisiamo con ognuno qual è il suo ruolo, condividiamo le aspettative per ogni ruolo e anche in questo caso facciamo largo utilizzo del feedback in modo da essere noi certi che tutti abbiano compreso bene. Ricordiamoci che il feedback è ciò che ci consente di controllare che la nostra comunicazione sia andata a buon fine e che gli altri abbiano inteso quello che noi volevamo comunicare. Andiamo al punto 7. Ah, la tecnologia, sì. Questi punti che vi sto dicendo sono numerati da 1 a 10, non sono collegati con la loro importanza, non è che il numero 1 sia più importante del 10, devono essere tutti combinati, ma sarebbe bene fare una checklist di tutti e 10. Dicevamo, usiamo bene la tecnologia, abbiamo già anticipato, utilizziamo strumenti pratici, intuitivi, semplici. Gli strumenti aiutano ad unificare. Quando utilizzo bene lo strumento mi sento unito ai miei colleghi che fanno la stessa cosa. Abbiamo uno strumento di comunicazione in più. I gruppi di lavoro vivono di comunicazione condivisa, anche quando sono in persona. È importante che tutti lo utilizzino bene, quindi qualora
sia necessario, facciamo un approfondimento. Questo vuol dire, come sempre, che noi dobbiamo imparare ad utilizzarlo al meglio possibile e aiutare, eventualmente, se fosse necessario, gli altri a fare la stessa cosa. E come sempre, questo è un richiamo continuo, un ritornello, diamo il buon esempio. Ottavo punto, stabiliamo un canale preferenziale. Sì, questa è una parte delicata, altrettanto importante. Scegliamo e comunichiamo a tutto il team qual è il modo migliore per contattarci quando non sia necessario passare attraverso l'intero team. E diamo un valore a quello strumento, che sia WhatsApp, che sia la mail, che sia semplicemente il telefono, però ricordiamoci, quello diventa un canale preferenziale di comunicazione immediata. Dedichiamo questo canale alle singole interazioni con le persone e creiamo delle relazioni valoriali one to one, perché ci sarà l'occasione in cui qualcuno vi chiamerà per condividere con voi un pensiero, per condividere un dubbio o magari una bella idea. E allora quello sarà il modo migliore per poterlo affrontare, prima di fare poi la condivisione con il resto del gruppo. E siamo quasi in fondo. Generiamo coesione e monitoraggio. Sì. Generiamo coesione facendo che cosa? Fissando un debriefing. Il monitoraggio e la coesione vanno di pari passo. Perché? Perché il monitoraggio passa attraverso un controllo, diciamo così, monitoraggio appunto, a fasi finite di un'attività. Quindi andiamo a monitorare che cosa va bene, che cosa possiamo migliorare per la prossima volta. Questo crea coesione, crea responsabilità, crea maggiore autonomia nelle persone, e le persone adorano sentirsi autonome, almeno in alcune parti di lavoro. Quindi evidenziamo i comportamenti che hanno funzionato, quelli che non hanno funzionato, anche all'interno del team, anche all'interno dei processi. Se poi volete fare un passettino in più, avete magari bisogno anche di qualche relazione puntuale, preparate voi un report da proporre alle persone che fanno parte del team. Ricordate sempre di non esagerare con la richiesta di informazioni, perché se tutti lo facciamo, magari ci sono anche persone che condividono più team, potrebbero davvero andare incontro a una situazione di sovraccarico esagerato e poi avere dei grossi problemi sulla performance. Come ultimo punto, anche a distanza vogliamo celebrare i successi, anche se sono piccoli. Anzi, vi dirò, se troviamo qualche piccolo successo da celebrare di tanto in tanto, possiamo soltanto aiutare le persone a sentirsi meglio, a sentirsi che comunque, pensate, in un momento come questo, a dire, bene, nonostante tutto, nonostante le difficoltà, però noi continuiamo ad avere dei successi, mettiamoli in evidenza. Come vi dicevo, l'autonomia genera motivazione, la responsabilizzazione, la delega, scusatemi, stimola e gratifica le persone. Quindi diamo, utilizziamo la fiducia, mettiamoci d'accordo con le persone e facciamo in modo che possano sentirsi autonomi. In ultimo, creiamo dei piacevoli riti. Sono piccole cose che possiamo fare insieme, che possono essere magari dirci un piccolo slogan quando iniziamo le nostre riunioni in videoconference, che possono essere una piccola chiusura. Immaginate voi quello che può piacere al vostro team. Piccole cose da condividere, ragionateci con il team. Vedrete, sarete sorpresi delle cose che vengono fuori dal team, perché le persone a queste cose ci tengono e la creatività viene fuori anche lì. Bene, questo è il nostro decalogo. Siamo stati nei tempi? Sì, dai, ci siamo stati molto bene nei tempi. Perfetti, vero Daniela? Assolutamente. Mamma mia, perfettissimo. Cioè, proprio da manuale, proprio. Io nel mentre ho cercato di fare un attimo una sintesi di queste delle varie difficoltà che sono state messe in evidenza nella chat. Io proverei, se tu sei d'accordo, a iniziartene a elencare. Anche se, come dire, nel decalogo giustamente c'è stata un'indicazione, ma magari se ci può tanto dare degli strumenti per poi rifletterci meglio, quindi sicuramente ne arriveranno ancora delle altre. Però nel mentre iniziamo magari ad affrontarle, se sei d'accordo. Ok, allora, una delle prime indicazioni era non andare in sovrapposizione nei dialoghi, quindi proprio la gestione dello strumento, quindi nel momento in cui c'è una relazione, come dire, una riunione, un momento di meeting in diretta. Sì, certo.
come possiamo affrontarla questa cosa? È tipica delle riunioni, e poi sono anche delle riunioni in presenza. Ahimè, a volte succede anche questo. È normale, viene voglia di esprimersi, viene voglia di parlare. Allora stabilite delle regole, stabilite una modalità. Le regole possono essere settate all'inizio, proprio quando iniziate ogni riunione, esattamente come Daniela ha fatto con noi, ricordandoci alcuni punti tecnici da rispettare mentre siamo qui, collegati tutti insieme, che sono di rispetto perché? Perché così tutti possono fruire della comunicazione. Possiamo fare la stessa cosa e stabilire una modalità, che può essere anche quella dell'alzata di mano, piuttosto che un segnale che possiamo dare quando qualcuno vuole intervenire, ma approntiamo tutto questo pensando sempre al rispetto. Con questo costruiamo anche delle buone relazioni, il rispetto dell'altro. Vi ricordate all'inizio abbiamo detto l'ascolto è fondamentale. Noi ascoltiamo, gli altri ascoltano. Facciamo in modo che il nostro team lavori su questi concetti. Diamolo come spunto anche per la costruzione del processo e per fare e come obiettivo di lavoro mentre siamo insieme. A piccoli pezzi, anche qui, dandole queste, diciamo, regole di ingaggio del vostro team quando iniziate a lavorare insieme, vedrete come nell'arco di poche sessioni, di poche riunioni, riuscirete a vedere i primissimi risultati e saranno assolutamente coinvolgenti perché le persone capiranno l'importanza di quello che stanno facendo, cioè di rispettare e ascoltare gli altri e si sentiranno rispettati e ascoltati. Grazie. Un'altra persona sottolineava la difficoltà del non avere il paraverbale. Quindi comunque questo, se c'è qualche magari modalità per poter gestire questi aspetti a cui siamo, come dire, abituati a far riferimento, in un modo o in un altro, inconscio o conscio che sia questo. Assolutamente, verissimo. Anzi, grazie per aver messo in evidenza proprio questa parte. La comunicazione non verbale, ci raccontano le varie teorie della comunicazione, ha un impatto straordinario sulla nostra capacità relazionale. Arriviamo addirittura a pensare che quasi il 90% della nostra comunicazione è influenzata dal non verbale. È anche vero però che in mancanza della parte proprio visiva del non verbale si compone di tante cose perché si compone anche della parte del suono della nostra voce, del nostro movimento, delle nostre espressioni del viso, lì andiamo nella parte visiva. È tutta una componente articolata di fattori. Pensiamo anche che molta parte, di questa comunicazione non verbale viene gestita e amplificata dal modo in cui noi pronunciamo le parole, cioè dal suono della nostra voce, dalla nostra capacità di rallentare anche l'eloquio quando vogliamo mettere in evidenza qualcosa di particolare, di creare momenti di silenzio. Quindi non vedersi purtroppo a livello proprio di reazione umana è una reazione davvero molto fastidiosa, intensamente fastidiosa. Questo lo dobbiamo accettare, non possiamo fare diversamente. Qualcosa si può offrire sistemi di videoconference, anche in questo momento lo stiamo vedendo, se non altro possiamo vedere il viso di chi parla e capire qualcosa in più dall'espressione del viso. Oltre a questo, investiamo un po' di più nel parlare anche un po' più lentamente. Ecco, qui non prendetemi a spunto perché io tipicamente sono a mitraglietta, quindi lasciate, non prendete a spunto questo, ma utilizzate proprio la capacità di rallentare il modo in cui parlate. Fate pause. Sottolineate con questa modalità, il modo in cui state parlando. Questi sono strumenti che aiutano, certo non sostituiranno mai il fatto di potersi vedere di persona, però aiutano. Grazie. Poi abbiamo alcune domande che in maniera diversa ritornano sull'elemento tempo, quindi della gestione del tempo, sia per, come dire, lo sforzo che bisogna fare nella gestione della formalizzazione delle conversazioni informali che si hanno in ufficio, tipo la banalità che magari è veramente molto veloce da chiedere, tiri su lo sguardo dal monitor, chiedi al vicino e ti dà un feedback immediato. E invece in questo momento devi o fare una telefonata o mandare una mail o fare qualche cosa. Dall'altra parte la pianificazione, perché come diceva giustamente lei prima, magari io faccio parte di 15 team,
perché sono su 15 attività diverse, e riuscire a pianificare il tutto. In più a questo si somma il fatto che da poco stiamo vivendo in spazi limitati, con compagni, mariti, figli che hanno tutti esigenze diverse, i dispositivi a disposizione non sono infiniti, e quindi c'è un po' l'elemento tempo che diventa tempo e pianificazione. Beh, allora anche qui la pianificazione e il tempo è importante. Una cosa che mi piace ricordare ogni volta che si parla della problematica del tempo è che noi spesso diciamo: ah, non ho tempo per fare questa cosa, non so dove trovare il tempo per posizionare quest'altra riunione, non so come fare tutta questa roba, ho poco tempo. Una cosa che a me aiuta molto a livello proprio di sguardo sulla questione del tempo è quello di pensare al contrario e dire: ok, come posso fare questa cosa nel tempo che ho a disposizione? So che non può sembrare, a tratti a qualcuno sembrerà estremamente ovvio, così ovvio da non essere tenuto in considerazione magari, provate però a rifletterci, perché cambia completamente il modo in cui lavora la nostra mente. Se in un caso la mia mente lavora con: ah, ho poco tempo, non ho tempo, non ce la faccio a fare tutta questa roba, inizio a fare di forza quello che riesco, dall'altra parte è: ok, come posso fare questa cosa nel poco tempo che ho a disposizione? Poco o tanto non conta più, è nel tempo che ho a disposizione. Questo può essere un primo spunto. Il resto è certamente pianificazione. Pianificazione che ognuno di noi deve fare, sia noi che gestiamo il problema insieme agli altri come responsabili, sia chi partecipa ai team di lavoro, che deve fare necessariamente una riflessione anche rispetto alle possibilità di casa propria, dell'utilizzo dei device, dell'utilizzo dello spazio all'interno della propria abitazione, dei propri spazi condivisi, e ha bisogno di pianificare uno spazio da chiudere agli altri. Quindi ci vuole una riflessione da entrambe le parti e poi possibilmente coordinarsi. Ricordiamoci che una delle aspettative è quella che vengano rispettate le esigenze delle persone da entrambe le parti. Ok. Poi alcune tematiche, cioè alcune domande circa le problematiche sollevate circa la questione del controllo. Sì. Che quindi sia la questione, alcuni suggerivano il monitoraggio delle attività sui server da remoto che mi permette di sapere chi ha lavorato e chi no, sia alcuni, come dire, invece chiedevano, come dire, di non voler essere controllati, cioè controllori degli altri, e quindi di passare questo messaggio in maniera errata. Quindi entrambi gli aspetti, quindi l'aspetto tecnico e l'aspetto invece di rapporto. Sì, allora per quanto riguarda l'aspetto tecnico, esistono varie tecnologie che possono fare questo. Se necessario, ci sono anche aziende che prevedono che le persone si connettano in un certo modo, in un certo momento della giornata, in maniera che possa essere tracciato il lavoro che viene fatto. Ci sono altri che prevedono l'invio di una comunicazione particolare, insomma, ci sono tanti strumenti tecnologici. Questo devo dire lo lascio volentieri alle aziende, ma perché? Perché è un sistema che va diciamo messo in pratica anche a seconda di quello che è il modello organizzativo e le necessità aziendali, su cui non mi sento di poter entrare con cognizione di causa. Viceversa, dall'altra parte, su quella che è la preferenza più basata sulla relazione tra le persone, qui possiamo fare tanto. Parlavamo prima di fiducia e di autonomia. Allora, lo stimolo dell'autonomia e della fiducia nelle persone è potentissimo nel far sì che le persone poi arrivino al risultato. Ecco, diciamo che lavorando da distanza, quello che conta di più è tenere a mente che noi abbiamo bisogno di un risultato. In realtà, se ci pensate bene, ognuno di noi ha i suoi ritmi. E magari preferisce lavorare di più in pausa pranzo perché gli piace mangiare un frutto davanti allo schermo e poi dedicarsi 10 minuti ai propri figli, piuttosto che fare strettamente l'orario che viene previsto o che è stato indicato.
il risultato sarà quello che ci dà la differenza. Allora consiglio di effettuare dei monitoraggi fatti in maniera coinvolgente con le persone che stanno lavorando proprio sulla realizzazione del risultato e sugli step, i progressi che vengono fatti sulle attività. Ecco perché gli strumenti del meeting virtuale, di eventuali debrief al termine delle attività, potete anche fare dei debrief di percorso, quindi fare degli stati avanzamento lavori, ecco, potremmo chiamarli così, dove appunto si vanno a vedere gli step che sono stati compiuti. Vi accorgete immediatamente di chi ha lavorato e chi no. Ok, questo va un po' anche a rispondere alla domanda di un po' più tecnica che veniva posta su, ma come cioè, sulla questione della scelta tra lo smart working e il telelavoro, quindi il telelavoro con orari fissi e indicazioni precise di reperimento, lo smart working che invece lascia più libero il concetto, giusto? Certo, poi questa è anche una disposizione aziendale, ci sono aziende che non hanno bisogno di telelavoro, preferiscono smart working per la tipologia di lavoro che si fa, altre aziende che magari hanno più a che fare con appunto il rispetto di comunicazioni con l'esterno, mi immagino, la prima cosa che mi è venuta in mente sono anche i call center, tanto per dirci che sono esattamente questi. Telelavoro molto spesso loro hanno bisogno di avere un orario perché utilizzano orari di sportello. Per quanto riguarda altre tipologie di lavoro, magari lavori gestionali piuttosto che creativi, piuttosto che lavori di gestione di progetto, questo può non entrare nel telelavoro, però è sempre una decisione aziendale. Ok, poi qualcuno chiedeva di nuovamente il concetto della motivazione, quindi di riuscire a tenere la motivazione alta all'interno del team e presso ogni singolo membro del team. Ok, quindi oltre agli strumenti che noi abbiamo detto nel nostro decalogo, che sono tutti strumenti che vanno anche in quella direzione, la motivazione va tenuta alta essendo noi i primi a passare la motivazione. Passione, energia. Una delle grandi competenze di chi gestisce il team di lavoro è proprio quello di passare energia. Le persone che si energizzano lavorano meglio. Addirittura c'è un programma al quale sto lavorando che è proprio in merito a questo, cioè gestire e fornire l'energia al team. L'energia che cos'è? È quel qualcosa che ti consente innanzitutto di stimolare te stesso a utilizzare una sana routine, ad avere un'autonomia gestionale prima di tutto di te stesso e poi di quello che stai facendo. Allora, questo è lo stimolo che da noi deve arrivare. Lo so cosa state pensando, ma mi guardate così. Non è facile, siamo d'accordo, ma si può fare. Se noi abbiamo passione e continuiamo a pensare che le persone dall'altra parte in realtà stanno chiedendo di potersi sentire un po' più degni di fiducia, un po' più degni di autonomia, degni di quello che stanno facendo perché stanno facendo qualcosa di importante, non solo per se stessi, ma per il team, non solo per il team, ma per gli altri team e non solo per gli altri, ma anche per l'azienda, cioè essere coinvolti, è sempre la solita parola, la sentiamo e la diciamo sempre, ma poi a volte ci dimentichiamo di capire esattamente che cosa vuol dire. Ecco che lì nasce la motivazione. E poi certo ci sono altri strumenti che si possono utilizzare, magari adesso qua entrare è un po' più lungo, però cominciamo da questi, fornite energia, fornite passione, dite le cose che dite, fatelo con passione e tenetevi in contatto con le persone, hanno bisogno di sentirci vicini e di sentire i loro colleghi vicini, per cui state lì e ascoltate i rumors, perché quelli sono importanti, che cosa pensano davvero le persone. Vi ricordate quando nel decalogo abbiamo detto diamo spazio anche a una parte sociale? È lì che si interviene, è lì che si capisce cosa sta succedendo nella mente delle persone. Ottimo. C'era ancora una questione circa la moltiplicazione delle mail piuttosto che appunto i vari canali che diventano poi di difficile gestione e appunto il proliferare di varie modalità. Sì. Questo è uno dei temi caldissimi di questi momenti, ma devo dire lo era anche prima che fossimo in tale emergenza. Ahimè, siamo arrivati a considerare le email più o meno al pari di quello che stavi indicando prima, Daniela, mi alzo, ti guardo, sei dall'altra parte, ti dico quando ti scrivo una mail. Ecco, allora qua bisogna un po' ritornare alla famosa netiquette di cui si parlava
un po' di tempo fa, che adesso al momento non sembra più così in voga, ma dovrebbe invece esserlo anche molto di più. Allora, di base bisogna fare questa considerazione. Prima considerazione, mettere all'interno delle nostre email solo ed esclusivamente le persone che sono veramente coinvolte in quello di cui stiamo parlando. Non mettiamo in comunicazione tutto il mondo, non serve e si finisce solo per fare una gran confusione. Questo per me è uno dei primi fondamentali step. Secondo, quando stiamo per scrivere, buttare giù le cose in una mail, fermiamoci un momento, se volete scrivetela, perché a volte la mail diventa un appunto mentale, fatelo, va bene. Ma non fate quella stessa cosa con gli altri, cioè non fate sì che siano gli altri a dover raccogliere i vostri appunti mentali. Prima di schiacciare invio, pensate un attimo e dite, la persona che riceverà questa email ha bisogno di sapere questa cosa? È una cosa necessaria per il suo lavoro, per procedere in quello che noi stiamo facendo insieme? Oppure questo è un mio appunto mentale che do a lui, così scarico la responsabilità di ricordarmene io? Questo è un po' quello che facciamo. Facciamoci questa domanda e cerchiamo di diminuire. Già in questo come approccio personale. A livello di team, stabilendo un processo di lavoro, stabiliamo anche come gestire le informazioni via mail. Si può stabilire che alcune comunicazioni possono avvenire tramite le piccole chat. Guardate che WhatsApp in questo risolve un sacco di problemi, è molto veloce, immediato, non è fastidioso come altri, soprattutto se lo gestiamo sempre da persone responsabili. E stabilire con il team invece che le mail vanno strutturate e scritte quando ci sono alcuni punti fondamentali, cioè c'è un oggetto che è di importanza vitale per il nostro progetto, c'è un contenuto che è di importanza grande per le persone che dovranno leggerlo, ci sono indicazioni o informazioni, ad esempio informazioni nuove appena arrivate, di cui tutti devono essere messi a conoscenza. Allora, in quel caso e in quei casi soltanto decidiamo di utilizzare le email. Cominciando a fare questo lavoro, poi ci renderà quante altre email in realtà non sono necessarie e lo faremo automaticamente, cominciare a diminuire l'apporto di nostre email. Iniziate da questi passi che sono anche semplici. Quindi se vogliamo un po' una gerarchia di strumenti barra modalità di utilizzo. Priorità, sì, esatto. Perfetto. Io credo che più o meno, adesso poi spero di, come dire, di non essere stata troppo riassuntiva, però più o meno abbiamo fatto il giro di quello che sono state le indicazioni che ci hanno mandato via chat. Io lascerei, se è d'accordo, ancora magari 5 minuti, 5 minuti fin troppo forse, perché altrimenti siamo qua, però magari qualche minuto se qualcuno vuole ancora fare qualche osservazione via mail, via chat, scusate, via mail, stiamo parlando, mi è rimasta la parola. Magari via chat, io chiedo eventualmente se noi metteremo a disposizione appunto la registrazione, ma magari eventualmente sia possibile anche avere il materiale che ha proiettato, perché è estremamente utile di sintesi e molto ben fatto, quindi secondo me può essere di grande aiuto a tutte le aziende e le persone che sono in ascolto. Prego. Vuole fare una sintesi? In chiusura, sì, prima di poi magari facciamo che lo scusi. No, dicevo, se appunto magari fa una sintesi lei a livello di contenuto, se è d'accordo, poi magari passo un attimo la parola al vice direttore Riccardo Rosi, che invece fa poi la chiusura istituzionale, se può andare bene. Certo. Un breve recap di ciò di cui abbiamo parlato nel nostro webinar, che era tutto dedicato a migliorare la nostra capacità di gestire i gruppi di lavoro a distanza, in particolare in una situazione che ci ha lanciato in questa attività così di punto in bianco, senza neanche darci il tempo di pensare. Abbiamo ragionato su quelle che sono le principali difficoltà che si originano in presenza di comportamenti, di tecnologie e di ambienti che non sono preparati e strutturati per questo nel momento in cui stiamo vivendo.
ci siamo chiesti, ci siamo fatti delle domande che, le cui risposte ci danno un'indicazione di quali sono gli strumenti e le competenze che possiamo utilizzare invece per migliorare la nostra capacità di gestione. E quindi abbiamo capito che il viaggio da fare è molto da spendere nell'ottica di migliorare le relazioni, di curare il modo in cui parliamo con le persone, di simulare in qualche modo, riportare l'attenzione sul fatto che i team sono comunque fatti di persone e che hanno bisogno di essere organizzati, pianificati, gestiti bene e hanno anche bisogno però di una parte estremamente umana, quindi ascolto, feedback, una bella dose di empatia e la capacità di coordinare gli strumenti di comunicazione perché le persone continuino a sentirsi tali. Abbiamo poi chiuso con il nostro decalogo 10 input con anche delle piccole, diciamo così, best practices da mettere in pratica, che potete mettere in pratica da subito e che possono essere utilizzate ogni giorno e ogni giorno possono darci un pezzo di risultato in più. Non stufiamoci di metterle in pratica, questo è il mio augurio per ognuno di noi, anzi lavoriamoci sopra e perché no, chi lo sa che non ci ritroviamo tra qualche tempo e condividiamo magari anche qualche bella esperienza che anche dalla vostra parte avete fatto, che può diventare strumento di utilizzo anche per tutti gli altri che oggi erano qui con noi. Grazie mille, questa è una bellissima sintesi. Io è arrivata una piccola richiesta di chiarimento circa il movimento e gli strumenti. Qua è molto tecnico, in quanto diceva quale strumento consigliare per conference call a cui si possono collegare almeno 10 persone. Skype ha un massimo di 5 utenti collegati contemporaneamente. Adesso questo è proprio molto tecnico. Molto tecnico, sì. Se mi permettete, approfitto di questa richiesta perché non sono sicuramente un tecnico dei collegamenti, però me ne sono dovuto occupare perché questa emergenza ci ha indotto a tutta una serie di strumenti che prima avevamo sottovalutato nel loro utilizzo quotidiano. Allora, non voglio fare come dire, pubblicità per niente, però l'utilità e la flessibilità dello strumento Zoom che stiamo utilizzando in questo momento, che ha una scalabilità elevata e diventa impegnativo economicamente solo a livelli importanti di utenti singoli contemporanei, ha una notevole utilità in tutte, diciamo, le necessità in cui non si debbano superare le 100 persone collegate e si può comunque upgradare almeno fino a 500, addirittura 1000. Quindi, ripeto, lo dico per utenza diretta, noi stiamo in questo momento utilizzando questo strumento e si è rivelato molto efficace. Così come voglio ringraziare per l'efficacia la dottoressa Carletto, che mi ha fatto scorrere, pur intramettendo molte telefonate di altro genere in questa mia partecipazione in remoto, mi ha fatto scorrere delle immagini proprio di vissuto, di esperienza concreta, perché noi abbiamo cominciato a utilizzare 3 anni fa, quando abbiamo approcciato in maniera istituzionale e massiva l'utilizzo anche dei social per essere in costante collegamento. Ecco, quindi abbiamo creato una serie di cerchi concentrici all'interno delle classiche chat di WhatsApp, che sono sicuramente le più immediate, anche se le più petulanti e a volte fanno, come dire, perdere un po' la bussola su quello che sono le vere priorità. Abbiamo utilizzato anche dei, diciamo, dei sistemi di pubblicazione interna, come fosse social, in intranet, per così definirlo, e naturalmente per le attività di maggiore dettaglio, di maggiore formalizzazione, abbiamo utilizzato le mail. Tutto questo crea un flusso di, come dire, diversi strumenti, anche di diverse sensibilità e anche di diverse capacità di affrontare argomenti su un mezzo piuttosto che su un altro, anche in funzione della larghezza dell'onda, ma che sono tutti molto istruttivi e non facili da evitare gli errori, il primo dei quali, credo la dottoressa Carretto ci ha lasciato nella sua bottiglia virtuale come messaggio: non lasciamo nessuno solo.
perché questo è sicuramente uno dei, come dire, delle maggiori difficoltà poi a recuperare in un momento che sicuramente seguirà migliore di questo. Quindi se lo lasciamo solo in questa circostanza rischiamo di non essere poi in grado di portarlo con noi alla ripresa. Questo mi pare un messaggio molto bello e credo che queste iniziative le continueremo con una certa intensità e ne abbiamo anche previste delle altre per trasformare la nostra attività. Io sono anche amministratore delegato di Skillab perché ci sta fornendo assistenza tecnica, le utilizzeremo anche per la nostra didattica, diciamo, più tradizionale su argomenti più definiti e non dovendo affrontare quelle che abbiamo definito le competenze che non ci sono, quelle che ci stiamo creando con l'emergenza. Quindi questo volevo aggiungere e ringraziare tutti. Grazie Riccardo. Riccardo Rosi, appunto vice direttore dell'Unione Industriale di Torino e amministratore delegato di Skillab, che appunto ha un attimo messo alcuni elementi di chiusura. Io ci tengo solo ancora a lasciare un messaggio tecnico. Le slide della dottoressa Carletto, preziosissime, che poi mi metterò a studiare in maniera molto dettagliata, saranno poi a disposizione sul sito insieme alla registrazione di quest'oggi, come sempre sul canale YouTube, sia dell'Unione che di Skillab. Chiedo scusa. Settimana prossima avremo una settimana molto intensa. Le prime tre giornate saranno destinate a tre appuntamenti tecnici circa gli aggiornamenti che il Cura Italia e il protocollo sulla sicurezza che Confindustria ha firmato con le parti sociali hanno, come dire, portato di novità, sia per quanto riguarda la gestione del personale, che sarà il tema di lunedì. Martedì andremo ad affrontare invece il protocollo della sicurezza per le persone e per i luoghi di lavoro, e mercoledì gli aspetti economico-finanziari. Quindi questi saranno i tre webinar che ci saranno settimana prossima. Giovedì e venerdì invece, come diceva giustamente il dottor Rosi, ci saranno le varie attività formative che iniziano in maniera anche appunto a distanza in questo momento, proprio perché è un momento che dobbiamo comunque riuscire a gestire e a imparare a tirarne fuori il meglio, continuare a approvvigionarsi di sapere, di competenze, produrre e portare avanti tutte le nostre attività con le difficoltà che ci sono. Sicuramente ne verremo fuori in una nuovi, diversi, con competenze aggiuntive che magari adesso inizialmente non pensavamo poterne avere necessità e che invece si rivelano utili. Quindi comunque mantenere lo sguardo verso il futuro, perché comunque c'è, ci sarà e sarà positivo. Difficile, complicato, ma tutti dobbiamo affrontare momenti difficili, quindi siamo comunque una comunità importante, unita, e troveremo metodi nuovi per affrontare queste difficoltà. Io ringrazio nuovamente la dottoressa Carletto per tutto, per la passione, per i messaggi e la disponibilità che ci ha dato ad essere con noi. Vi rilascio quindi con tutto i messaggi tecnici che vi ho lasciato e settimana prossima ci ritroveremo nuovamente per i prossimi focus. Grazie mille. Grazie a tutti voi. Grazie. Grazie.